Carissimi, buonasera, buonasera. Allora, stasera farò una cosa che mi proponevo di fare da un po' di tempo e che rinviavo, perché è come se le cose più importanti che noi ci proponiamo di fare debbano avere delle determinate caratteristiche. Vogliamo creare, come dire, gli altari giusti, e poi almeno per quanto mi riguarda mi rendo conto che questo non fa altro che procrastinare un qualcosa che non farò mai, o meglio che farò forse in un momento in cui sarebbe anche poco sentito. Allora, cosa mi sono detta? Ho colto un'occasione, ritorno a casa e l'ennesima volta ricevo doni speciali da persone che ho conosciuto grazie a YouTube, e quindi, presa dalla copertina del libro che vi farò vedere, mi sono dedicata alla lettura. Io, come dicevo ad una delle protagoniste di questo video, sono una persona che legge diverse cose allo stesso tempo. Ho il libro che tengo a casa, quello che porto fuori, o per esempio alterno anche rispetto allo stato d'animo, e devo dire che prima la combattevo come cosa, poi ho capito che è una mia peculiarità. Io, per non annoiarmi, ho molte letture in corso, e così come per gli esami, ci sono persone che si devono concentrare su un unico esame. Io, per esempio, avevo necessità di, quando ho imparato questa cosa, ho iniziato a dare un gran numero di esami, cioè ho necessità di staccarmi, avevo necessità di staccarmi da una materia, magari prenderne un'altra perché mi stimolava, mi incuriosiva, e poi ritornare sull'altra. Rendevo molto di più e riuscivo a farlo. Al contrario, concentrarmi su un'unica cosa mi destabilizzava, mi annoiava. E quindi questo perché ve lo dico? Perché appunto, tra le varie letture in corso, mi sono dedicata un'intera notte. Non vi preoccupate, lo faccio quando non ho da lavorare la mattina, perché essendo libero professionista posso gestirmi un po' la cosa come meglio credo. Mi sono dedicata a una lettura. La prima lettura di cui vi parlo è La storia di Esther. Adele Geras. Questo è uno dei due libri che mi ha inviato Nick del canale Duca von P, che posso pregiarmi di dire essere mio grande amico, a cui voglio un bene infinito, fraterno e infinito. Lui, sapete che è una persona che si fa amare, ed è una persona ricchissima, piena di tante preziose qualità. Non siamo chiaramente tutti perfetti, meno che meno lo è Nick, meno che meno lo sono io, ma quando si parla di affetto, la perfezione è d'obbligo, nel senso che il bene che si prova è perfetto in sé, a prescindere da quello che siamo. Io gli volevo un sacco di bene, gli voglio un sacco di bene, e quindi sono felicissima di aver avuto questi libri, con una dedica ovviamente fantastica, quindi l'ho letto. E allora vi dico, chiaramente, è un libro che ovviamente Nick non se la prenderà, perché penso che prescinda. È un libro che non avrei comprato, se non effettivamente per la copertina, perché ha azzeccato, cioè nel senso, è una copertina che a me piace moltissimo. Non amo quelle, diciamo, gli specchietti per le allodole del tipo scene di donne, uomini appassionate, drammatiche, insomma quelle cose lì, ma i paesaggi per esempio li amo moltissimo, oppure quelle essenziali degli Adelphi, ecco, quello è il tipo di copertina anche del libro che poi vi farò vedere. Non avrei comprato comunque, diciamo, individuando la storia, però una volta che mi è stato regalato, una volta che li ho questo genere di libri, li leggo volentieri, sono
Li associo a quei film che vedo d'estate, che sono leggerissime, che comunque parlano di storie d'amore, che mi fanno sempre bene. Però appunto una volta avuto, l'ho letto con piacere, si legge subito perché è chiaramente una storia molto scorrevole. E di che si parla? Si parla di questa donna, quella Esther, ed è particolare perché alterna i capitoli, partendo dalla sua infanzia, quindi dal grave lutto che la contrassegna, la perdita della madre, e poi del suo percorso nel diventare una ballerina. Perché vi dico si alternano? Perché si alternano poi gli anni 80 e 90, l'epoca poi in cui lei, diciamo, racconta la storia, oltre alla parte in cui lei racconta la storia da bambina, che poi si appunto si avvicendano capitolo per capitolo fino alla conclusione in cui si comprenderanno le vicissitudini dell'anima di questa donna, della sua scelta anche nel condurre una vita solitaria, a un certo punto non di coppia, e di una sua sorta di riscatto dovuto alla che lei prova ad avere attraverso questa disciplina. Però attenzione, lei non sarà in effetti la ballerina protagonista, o meglio, la particolarità della vita di questa donna non è tanto il suo diventare, ecco, forse ci si aspetterebbe una storia di una ballerina che diventi, che ne so, la prima étoile della Scala, per dirvi. No, lei avrà un percorso professionale diverso. E a voi, insomma, la curiosità se viva di leggerlo. Perché, diciamo, non è un libro che avrei in assoluto comprato, perché perché appunto è una storia che in certi punti non mi convince, la scrittrice non mi ha convinto per quanto riguarda delle trovate che trovo un po' troppo forzate, sembra un po' troppo volute per fare la storia enfatizzare certe sensazioni, certe ricostruzioni, un pochino forzata per certi versi, però piacevolissima. Grazie Nick. Allora, faccio poi una premessa. Quello che voglio fare in particolare è grazie a Nick del canale Luca Vompì e a Vale di Vale Libri, che è la sorella, io sono figlia unica, che avrei sempre voluto avere. Io le voglio un bene, ma un bene non è spiegabile, non è concepibile, non lo posso... Non lo posso spiegare, perché lei è una persona insospettabilmente, cioè, se voi pensate a lei come una persona sensibile, bellissima, ricchissima, non immaginate, perché lo è mille volte di più, lo è in maniera indescrivibile. E quindi vabbè, loro due poi al mio compleanno mi hanno fatto recapitare, perché il mio progetto è il classico più lungo per eccellenza, l'ho iniziato a leggere però l'ho interrotto, e quale sarà il mio progetto? Mi hanno fatto recapitare i 7 volumi della Recherche di Proust, e io ho intenzione di fare una playlist leggendo un libro o al mese ogni due mesi, così farò la recensione di tutti e 7 libri e finalmente leggerò la Recherche. Sappiate che mi piace, è bellissimo, è iniziato, però è sempre il discorso del
voler fare una cosa, ma la inizierò, la concluderò e lo farò. Però, premesso questo, loro mi hanno fatto una miriade di regali che io contemplo ogni volta al mio naso. Quindi vabbè, letto questo, ho detto devo fare il video, così ringrazio emblematicamente. Poi un giorno forse riuscirò a fare il video di tutti i libri che mi hanno regalato, che sono stati sempre dei pezzettini del loro cuore che mi arrivavano pronti a consolarmi nei momenti più difficili. E quindi vabbè, ho preso questo libro che mi ha fatto recapitare tra mille Vale, che mi aveva incuriosito, e perché il titolo Bado Kaja Mia. Allora, questo per esempio è un libro davvero straziante. Anche questo ha delle piccole peculiarità che non lo so se mi avrebbero portato a comprarlo, ad acquistarlo. Però è una lettura veramente toccante, pesante, perché qua abbiamo comunque la leggerezza di una storia che in fin dei conti, poi non vi dico l'esito, però qui l'esito è di, ecco, io faccio, diciamo, per non rivelarvi nulla, diciamo che le trame sono esatte, il finale positivo c'è nell'uno e non nell'altro, diciamo così. E questo è un libro molto particolare, l'ha scritto da una donna che vive a Como, che fa una sorta di diario, flusso di coscienza. Io direi che è un flusso di coscienza perché ci sono dei tratti in cui lei narra in maniera, diciamo, compiuta quello che accade, e poi ci sono dei tratti in cui lei fa scorrere i suoi pensieri. Bisogna solo entrare dentro quel flusso, non bisogna capire il perché, il per come, il quando, ma entrare in questo suo flusso di pensiero. È fatto appunto a piccoli brani, con un titolo che contrassegna il contenuto di questi brani, e ovviamente quello che colpisce è quello che poi si percepisce, è, secondo me, oltre alla malattia principale che noi scopriamo alla fine, tremenda, da quello che ho potuto percepire, anche tutto quello che c'è prima quella malattia, che a me pare, credo di aver ben interpretato, quella di una donna affetta da depressione, o che comunque ha combattuto con qualcosa di molto simile alla depressione. In realtà poi parla anche di Tavor, quindi non so se effettivamente di questo rapporto molto complicato anche col marito, che non si capisce mai se è il cane che morde la coda, se è la sua depressione che lo fa apparire così, o se anche è lui a contribuire, del suo amore immenso per le figlie. Però è uno stillicidio di dolore, perché lei comunica questa con punte di speranza, con punte di estrema verità e consapevolezza, ma comunque dall'enfasi pregnante e forte, dura da digerire. Bado Kaja Mia perché il suo nipotino dirà questa frase, e poi vi dirà la frase emblematica di ogni componente della famiglia in certe circostanze. Quindi, grazie Vale, grazie Nick, i miei fratellini, grazie di cuore.